Eccoci qui, di nuovo, con una nuova puntata dello Sbocciare dei Fiori. Benvenuti e benvenute a tutti. Io oggi, prima di iniziare, vorrei come sempre leggervi una frase per anticipare il mio rituale di sempre. Metti un vestito che ti lasci scoperta la schiena, un rossetto rosso e la voglia di volare, con quelle scapole che sembrano già ali. Io il rossetto rosso l'ho messo, le ali per volare già ce l'ho. E iniziamo questa nuova puntata. Allora, la puntata di oggi è diversa dalle altre. È, come potete vedere, una puntata registrata. Ma non preoccupatevi, perché ci saranno delle nuove dirette e nuove storie e anche ospiti che verranno a trovarmi e che saranno delle donne che racconteranno la loro storia di violenza, la loro storia di abuso. Sono donne coraggio, donne che aprono il loro cuore e vogliono, attraverso la loro storia, rompere il silenzio dell'indifferenza. E quindi più in là ci saranno queste dirette. Ancora non so bene se faremo delle dirette live o su Instagram o su Facebook. In ogni caso vi informerò e spero che continuiate ad ascoltare queste storie, perché, come io ho sempre detto, ci vuole tanto coraggio a raccontare, però ci vuole anche tanto coraggio ad ascoltare. La storia che vi racconterò oggi è la storia di una donna che è sbocciata in un fiore, il fiore del girasole. Una donna che, come lei dice, ha dovuto abbassare la testa tante volte e, come il girasole, però ha sempre ricercato il sole per poter splendere e per poter aprire il suo cuore e alla libertà. Sarà una puntata dove solamente vi leggerò la storia. Ovviamente è una puntata registrata, quindi non potremo avere commenti, non potremo dialogare come le altre volte, ma spero voi mi possiate scrivere e spero in ogni caso che le donne che in questo momento mi stanno ascoltando e che sanno che è giunto il loro momento di aprirsi come un fiore, di raccontare, affinché altre donne possano ascoltare e possano essere alimentate da questa forza e da questo coraggio di poter andare avanti e di cercare sempre nel buio la luce della libertà. Quindi io ringrazio di nuovo tutte coloro che mi scrivono, che continuano a scrivermi, che mi contattano, che parlano con me per cercare di risplendere e di trovare quella forza di raccontare, che a volte non è così semplice, no? Sappiamo, non è così semplice aprirsi, ma a volte aprirsi con una persona che ha passato i loro stessi dolori, che hanno un'empatia tale da poterle accompagnare nel loro racconto, questo è di grande aiuto. L'ascolto è fondamentale per tutte coloro che soffrono giorno per giorno sofferenze e storie di abuso e di violenza. Allora, io adesso vi inizierò a leggere questa storia e spero che possiate avere grande e tanta compassione e tanto amore per questo fiore che cerca sempre la luce del sole per raggiungere sempre la propria libertà. Vivevo in una piccola città di provincia e ogni giorno d'estate mi radunavo con gli amici in un piccolo circolo dove passavamo il tempo a giocare a biliardino e ad ascoltare musica. Nel gruppo c'erano ragazzi e ragazze della mia età, ma anche più grandi di me. Un giorno d'estate, giunta quasi l'ora di pranzo,
un mio amico si offrì di accompagnarmi con il motorino a casa. I miei nonni mi aspettavano per pranzo. Lui aveva 21 anni. Faceva caldo ed ero felice di non dover tornare a casa a piedi quel giorno. Salì sul sellino posteriore del motorino e mi lasciai trasportare dal vento caldo che accarezzava i miei capelli e il mio viso sorridente. Mentre il motorino correva, osservavo distratta le strade, i negozi, i palazzi, tutto mi era così familiare. Ad un tratto però, quella sensazione già vissuta e scontata cambiò prospettiva. «Ehi, non stai andando verso casa dei nonni? Ti ho detto dove abitano, hai sbagliato strada!» gridai all'orecchio del mio amico mentre il rumore del motorino e del vento copriva la mia voce. Gridai più forte: «Stai sbagliando strada!» Lui però continuava ad andare dalla parte opposta, la direzione della casa dei miei nonni. Iniziai ad innervosirmi. «Cavolo, farò tardi, e che se li sente i nonni?» pensavo tra me e me. Ad un tratto lui girò verso una stradina che io percorrevo ogni mattina per andare a scuola. Dalla stradina lui si addentrò in un'area nascosta tra cespugli. Si fermò e mi disse: «Fermiamoci qui, mi fumo una canna e poi andiamo». «Va bene, dai, però facciamo subito perché è tardi», gli risposi. Mi offrì di fumare ed io feci due tiri. All'improvviso lui iniziò a baciarmi. Io rimasi sorpresa perché fino a quel momento non avevo mai capito che gli potessi piacere. Pensavo che lui volesse farsi una storia con me. Ero alle mie primissime esperienze. Ero così candida, così ingenua. Il bacio però si trasformò subito in un qualcosa di diverso, pauroso. Mi afferrò i capelli e tirandomeli iniziò a gridarmi in faccia: «Voglio essere io a sverginarti. Sì, ora lo faccio. Ti svergino qui». Io in quel momento capii dal tono violento delle sue parole che stava succedendo qualcosa di brutto. Dalla sensazione romantica del bacio passai a una sensazione di pericolo e di gelida impotenza. Mentre continuava a tirarmi i capelli, mi slacciò i pantaloni e mi spinse a terra. Non riuscivo a respirare. Mi mise una mano sulla bocca per non farmi gridare, mentre con l'altra slacciava i suoi pantaloni. Il mio corpo era immobile. Non feci nulla e non reagii. Poi un grande dolore, sangue e buio. Con grande normalità mi ordinò di rivestirmi, mi fece salire sul motorino e mi lasciò sotto casa dei miei nonni. Entrai a casa, i nonni mi aspettavano per pranzo. Andai in bagno, ero sporca di sangue, cercai di ripulire le mie mutande alla meno peggio, mi lavai ancora e ancora e raggiunsi poi i miei nonni a tavola. «Buon pranzo», dissi, le uniche parole che uscirono dalla mia bocca. Trascorsi anni e anni della mia vita con un ricordo annebbiato, distorto, confuso. Non so come descrivere la sensazione che ebbi dentro. Ogni mattina per andare a scuola percorrevo la strada vicino il piccolo campetto tra i cespugli. Sentivo sempre una sensazione di fastidio e paura passando lì vicino, ma non riuscivo mai a capirne il motivo. Io avevo rimosso tutto, o meglio, il mio corpo e la mia mente si erano congelati in quel momento di violenza. Decisi inconsciamente di nascondere la violenza sessuale subita, non solo agli altri, ma anche a me stessa. Sentii dentro che era successo un qualcosa di grave, ma dovevo andare avanti. Dovevo evitare di pensarci. Continuai a incontrarmi con i miei amici e anche con lui. Tutto continuò come prima: i giochi, i balli, la musica. Crescendo ho avuto tante relazioni con ragazzi della mia età. Ogni volta per me era stato molto normale concedermi sessualmente. Non avevo pudori, avevo perso il pudore in generale. Vivevo le storie poco romanticamente.
Mi consideravo e mi consideravano una facile. Non ho mai dato il giusto valore al mio concedermi. Ho vissuto la sessualità in maniera bella, ma facile, troppo facile rispetto alle mie amiche. Non riuscivo a capire perché le mie amiche erano così contrarie o difficili all'idea di andare a letto con i ragazzi. Tante volte mi domandai il perché facevo subito sesso. Iniziai a pensare che ero sbagliata, ma non ne ero convinta. Penso che dentro di me si era sviluppato un precedente, o meglio, l'ho creato io il precedente, quello della normalità al sesso e la normalità al dover concedere il mio corpo. Ogni volta dicevo che era la mia prima volta e non capivo perché i ragazzi non mi credessero. Poi ho avuto la mia prima vera storia d'amore. Avevo 27 anni. Il mio ragazzo mi chiese con cui avessi avuto la prima relazione sessuale. Non sapevo cosa rispondere. La mia mente a quella domanda si sforzava di capire il significato di prima volta. Era come se avessi congelato, tra quei cespugli, il concetto stesso di verginità. Per me non esisteva quel significato, non faceva parte di me, del mio mondo. Ebbi diverse discussioni con il mio ragazzo perché lui non credeva che io non potessi ricordare con cui avessi avuto il mio primo rapporto sessuale e pensava che gli nascondessi qualcosa. Poi un giorno successe qualcosa nella mia mente. Improvvisamente la nebbia che da anni offuscava la mia mente scomparve. Mi ritrovai così, come in una giornata limpida, senza nuvole. Apparve nitidamente l'immagine perfetta di quella calda giornata estiva. L'immagine del motorino, il vento tra i capelli e quel campetto nascosto tra i cespugli, di quell'uomo che mi afferrava i capelli e che mi gridava: «Ora ti svergino!». Ricordai il dolore, il sangue e il mio lungo silenzio. Continuai a tenere nascosto questo segreto, lo dissi solo al mio ragazzo, che rimase in silenzio, anche lui. Non ebbi mai l'esigenza di andare da uno psicoterapeuta, ma sì, dal momento della scoperta, ebbi sempre la sensazione di dover denunciare quell'uomo. Mi sembrava assurdo, grave, che quella persona non pagasse per ciò che mi aveva fatto in passato. L'idea della denuncia e della giustizia è stato ed è ancora il mio tormento. Dopo tanti anni, come potrei denunciarlo? Ma chi mi crederebbe? Come spiegherei una cosa accadutami quando avevo solamente 11 anni? Non credevo e non credo tuttora nel sistema giudiziario e non penso che avrei o che potessi ottenere giustizia. Mi piacerebbe guardarlo in faccia e dirgli: «Ma ti rendi conto di quello che mi hai fatto? Di come mi hai rovinato la vita? Ma non ti vergogni? Ma capisci la gravità di ciò che mi hai fatto?». Vorrei tanto sapere cosa direbbe un giudice al riguardo e se mi crederebbe. Sono trascorsi altri 23 anni dal momento che il ricordo è raffiorato in me. Mi reputo una donna combattiva e ora che ne sto parlando con te, Sabrina, credo che crescendo ho sviluppato in me la reazione a quello che mi è accaduto da piccola. Ho sempre affrontato i problemi di petto senza pensarci. Se potessi tornare indietro, cambierei tutto. Lo racconterei immediatamente ai miei genitori. Ho questo grande rammarico. Se lo avessi raccontato, forse ora sarei me stessa al 100%, senza ombre. Nonostante io sia una donna vera e aperta con tutti, ho sentito e sento nella vita un grande ombra sempre a fianco. Sento che questa ombra ha nascosto e nasconde una grande parte di me. Se potessi tornare indietro, denuncerei quell'uomo subito. Gli toglierei quella sua maschera da uomo bravo, normale, e gli farei pagare tutto ciò che mi ha fatto. Rimango ancora ora con questo grande rimpianto. Mi è capitato tante volte di incontrarlo per strada e di averlo anche salutato, di avergli dato un bacio sulla guancia, una follia. Io mi sento come un girasole.
durante la giornata, durante la vita, continuo ad abbassare il capo e a rialzarlo per cercare dal buio la luce. Non una, ma tante, tante rinascite per me. Io sono molto emozionata e ringrazio con tutto il cuore questa donna. Ringrazio tutte le donne che mi contattano per raccontare la loro storia di forza, di resilienza, perché quando una donna combatte, combatte per tutte, e perché queste donne con la loro voce, come ho già detto prima, vogliono rompere il silenzio dell'indifferenza, vogliono rompere i tabù, i pregiudizi. Questi sono crimini come altri, e se ne deve parlare, se ne deve parlare alla luce, si devono affrontare e ascoltare queste storie affinché non si ripetano, affinché le generazioni future siano più consapevoli e più pronti a raccontare e a non tenere dentro esperienze che poi traumatizzano per tutta la vita. E bisogna accompagnare i giovani, bisogna accompagnare sempre queste donne che vogliono aprirsi e vogliono raccontare il loro dolore, affinché non ci sia più buio, ma affinché si dia la possibilità di questa luce nel tunnel, una luce che si può raggiungere, perché la libertà c'è, le ali le abbiamo, bisogna solamente aprirle e volare. Grazie per avermi ascoltato, e qualsiasi domanda potete inviarmi una mail, e chiunque di voi che mi state ascoltando vuole raccontare la sua storia di violenza, la sua storia di abuso, chiamatemi, contattatemi, io sono qui ad ascoltarvi. Ripeto, sono una persona che ha già anch'io ho subito violenza ed abuso, violenza sessuale, e ho le capacità e le tecniche giuste per accompagnarvi nel vostro racconto. Ci vedremo alla prossima puntata, e grazie di nuovo a questo fiore meraviglioso, girasole.